è una doppietta inutile. Cazzo, ma che mi disturba sempre mentre sto lavorando? Ma non vedete che... Pronto? Sindaco! Sindaco, buongiorno, salve, come va? Sì. Allora, comandante, come procede al dipartimento? Bene, bene, tutto a posto, tutto sotto controllo, da quando ci sono io. Pepe e Cagnetti sono stati trasferiti come l'avevo ordinato? Pepe e Cagnetti gli agenti? Sì, sì, sono già andati trasferiti da un pezzo. Tutto a posto. Mi hanno mandato anche una cartolina, pensi lei, quanto tempo? Non fate lo spiritoso, altrimenti la mando a raggiungerli. Mi raccomando, continui a lavorare così. Buona giornata. Buona giornata anche lei, sindaco. Arrivederci, sindaco. Pepe Cagnetti, porca puttana. Pepe Cagnetti... Come facciamo? Come facciamo, Pepe Cagnetti? Come facciamo? No, Pepe Cagnetti... Aspetteranno, no? Cara mia Cappuccino, Pepe Cagnetti, ma chi se ne frega di Pepe Cagnetti? Bene, molto bene. Signor sindaco, buongiorno. E lei che ci fa qui? Non riesce a trovare pace da tutti i criminali che non è riuscito a catturare? No, al contrario. Sono qua per catturare l'unico criminale che mi è sempre sfuggito. Ma cosa stai dicendo? Lei lo sa benissimo quello che sto dicendo. Facciamola finita subito. Lei non sa con chi si sta mettendo. Ci può rimettere la sua piccola misera pensione. E di queste cosa mi dice? Un fotomontaggio è anche venuto male. Ho anche una registrazione dell'incontro di ieri sera. Lei con questa città ha finito. Figlio di puttana, non la passerai liscia. Guardie! Vediamo chi di lui ha finito! Prendetelo! Sei in arresto, figlio di puttana! Demo numero 5, al rapporto. Allora, adesso tocca a te. Vediamo se sei migliore dei tuoi colleghi per questo incarico. Prima di tutto, non aprire mai il tuo impermeabile di fronte a me. Secondo, vai in cucina e portami un cappuccino. Dai, veloce! Il resto te lo spiego dopo. Guarda cosa ho scoperto, è sconvolgente. Proprio mentre loro due non erano in servizio sono successi tutti i furti di tonno. Sicuramente devono essere stati loro. Cazzo, ottimo lavoro Cagnetti. Ma sapevo che non ero un completo deficiente. Sapevo anche che non c'era a fidarsi di quei due. Senti, quello che dobbiamo fare adesso è separarci. Allora io vado da Zeppo e tu vai da Lemmo. No, io vado da Zeppo e tu da Lemmo. Vabbè dai, uguale. Dai, andiamo. Da oggi sei sollevato dal tuo incarico. Ti occuperai della missione cucina. Ma prima c'è un'altra cosa che devi fare. Vai e rintraccia tutti i tuoi fratelli. Falli venire qui immediatamente. Dobbiamo sospendere temporaneamente le nostre attività e dare la caccia a quei due coglioni. Vai! Perché, Leila? Perché? E perché non sono stato abbastanza bravo? O perché non sono riuscito a risolvere il caso del tonno? Se solo fossi riuscito ad incastrare Cagnetti, però... Cagnetti!
Che cosa ci fai tu qui? Sono qui per sistemare il caso del tonno. Ah, ti sei deciso a confessare? Tu devi confessare tutto. Tu devi confessare. Tu. Tu devi confessare. Tu. E di cos'hai? Niente. Ma era la foto di Leila. Non ne voglio parlare. Specialmente con uno come te. Perché? Agente Lemmo, seguimi in centrale. No, fermo, fermo. Ti dirò tutto, confesso tutto. Ma non mangiavo più il tonno davanti ai miei occhi. Sono stato io a rubare le scatolette di tonno e a nascondere l'effettiva a casa dei cagnetti. Sapevo dei log di Zeppo nei suoi confronti e che non mi sarebbe stato difficile indirizzare i suoi sospetti verso di lui. Sì, mi sono ammolato in polizia anche per questo. Per controllare le indagini e farla franca. Indirizzare il mio collega verso piste sbagliate. Anche se non c'era stato bisogno, ci ha pensato lui direttamente. Per me il tonno è tutto. È diventato una ragione di vita, un'ossessione. Come sapete, io ho 11 gemelli, e quelli dei quali ora non ci sono più, per fortuna. E altri che sono poco raccomandabili. E anch'io ho finto di essere quella stirpe. Sono sembrato malicolizzato, quando invece l'unica cosa che mi interessava era il tonno. Anche per questo mi sono lavorato in polizia, perché volevo restare di tutti quei maledetti. Dovete sapere che quando eravamo bambini siamo cresciuti solo con nostro padre. E non era il miglior padre del mondo. Lui lavorava come magazziniere in un supermercato e ogni sera riusciva a portare a casa soltanto una cassa da 12 scatolette di tonno. Ma noi con lui eravamo in 13. Ed io quello che rimaneva sempre senza. Lui non se ne accorgeva, ma i miei fratelli sì, lo facevano apposta per maledetti e lasciarmi senza tonno. Così io ho iniziato a vedere il tonno come qualcosa di inarrivabile, come un sogno. Ah, il tonno.
riuscì ad assaporare quel morbido sapore e fu la sua volta. Decisi di farla pagare al mondo. Ero rimasto così lungo privato di quel dono ed ora toccava agli altri rimanere col solo suo desiderio. Il mio piano stava andando alla perfezione, ma poi siete intervenuti voi, maledetti! Iggy, ho chiamato a raccolta tutti i nostri lemmi. Dovrei guidarli alla cattura di quei due stronzi di Pepe Cagnetti. Mi stanno iniziando a rovinare troppe amicizie. Ricevuto, capo. Se tutto va come previsto, entro un anno sarò il padrone della città. E tu avrai la parte che ti spetta. Penso che i tempi si siano accorciati. Se sistemiamo quei due stronzi, potremmo già affermare il nostro predominio. Pure tutto questo mi ricorda qualcosa. Te no. Bravi ragazzi. Grazie, è proprio un piacere, comandante, rivederla qua nel posto che le compete. Grazie, Cagnetti. Per prima cosa vi devo consegnare questi. Secondo, siete affidati al caso Mancino. Potete disporre di qualsiasi mezzo. L'importante è che me lo becchiate al più presto, questo gran figlio di puttana. Ci può contare, capitano. Quindi allora, non perdiamoci in chiacchiere, abbiamo una missione importante da compiere. Vi consiglio di fermarvi da Bill a prendere qualche armamento in più. Con molto piacere. Hai capito? Devo stare attento che fra un po' mi ruba le donne. Te l'ho detto che mi serve del tempo per riflettere. E del tempo vuol dire del tempo. Non puoi chiedermelo ogni due minuti. Sì, lo so, volevo solo... chiederti un altro succo di carota, per piacere. Sì, va bene. Il Bill ha detto che la macchina è pronta stasera, e poi possiamo farci dare anche un altro paio di gingillini. Ma la smettete voi due? Non è facile prendere una decisione. Questa situazione non è facile. Tengo molto ad entrambi e finché continuate a comportarvi così da coglioni non è che aiutate molto la situazione. Per piacere, iniziate a comportarvi da persone mature, cazzo! Brava, questo è parlare. Grazie, Pepe. Sì, hai ragione. Scusaci. Scusa, Leila. Dai, fate la pace. 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 Io vi consiglierei un bel menage a trois adesso. Blocca per alcuni giorni le vendite e consegna le forniture di armamenti ai tuoi fratelli. Tutte. Vai! Per un po' di tempo niente più divertimenti in città. Vai da tuo fratello e fatti dare tutti gli armamenti e segui gli ordini di Ippi. Loro due puoi pure lasciare qui da me. Dennis, mettilo giù che è pericoloso. Cagnetti, mettilo giù anche tu che è pericoloso e poi ti fa male. Ma che cazzo è che rompi il coglione a quest'ora? Sì che avevo detto tutte le mie donne di non passare stasera. Ciao Pepe. Margaret. Mamma! Ciao tesoro!
Pepe, ti prego, scusami per quello che ho fatto, ma avevo una grana da risolvere. Non potevo mettere Dennis in pericolo. E tu sai quanto è facile metterlo in pericolo. Certo. Ma cosa è successo? È una storia lunga. Adesso non ho tempo di raccontarti. C'è una macchina là fuori che mi sta aspettando. Sono solo venuta a riprendere il bambino e a ringraziarti per tutto. Sei davvero la persona più straordinaria che abbia mai conosciuto. Grazie, baby. Torneremo a trovarti. Torneremo presto. Vieni, Dennis. La tua mamma è tornata. Ciao, Pepe. Grazie di tutto. Ciao, papà Pepe. E fai il bravo, piccolino. Ascolta quello che ti dice la mamma. Come ha potuto andare via così?